Ciale, ciale. Risolta anche la prima incognita, oggi il capitano è Gabriele Strefezza, panchina infatti per Blen, è lui che dovrà sgomitare in mezzo al campo perché evidentemente c'è tanta fiducia nei confronti di Ilber Ramadani. C'è l'ok, autorizzato l'inizio, parte il match e prima giocata da parte dei salentini, subito aggressivo però il Cadice. Dalla dirigenza, intanto però in avanti il Cadice, braccia giù per Falcone, calcola bene, palla fuori, primo tentativo giallo-blu là davanti. Banda, è partito Antonino Gallo, è partito la McBanda, via la 4 per 1000 sulla fascia, in mezzo c'è come sempre Strefezza, taglia il capitano, poi Alkvist mira e col sinistro spara, pallone che finisce in porta, Lecce 1, Cadice 0, ci pensa lo svedese ad abbassare il volume dell'estadio Nuevo Mirandilla. Sulla sinistra corre veloce Lecce, poi la proposta dentro 1-0. Ancora Macis, Javi Hernandez col sinistro, bene in mezzo dove sul secondo palo c'è parecchia gente in maglia giallo-blu, Vladimiro Falcone. Altro lancio lungo, Pongracic non interviene, pallonetto tentato, super gol del Cadice con Roger Martí che riesce a scavalcare Vladimiro Falcone, pallonetto e 1-1. L'esultanza della gente gialloblu scoppia lo stadio con il super gol di Roger Martí, passo avanti, passo indietro per Vladimiro Falcone. Verticalizza, Strefezza, Rafia, come gioca Lecce, dall'altra parte arriva Banda, prima Alkvist, lo svedese entra in aria, calcia con il destro incrociando e non riesce a trovare la porta di Conan Ledesma, chiede scusa poi a Banda, voleva ricambiare il favore arrivato in occasione del gol del vantaggio, pericolosi salentini. Un pugno di passi, rincorsa esplosiva, Gabriel Strefezza per la porta centrale, blocca Conan Ledesma. Musica spenta, ma soltanto per un pugno di minuti, si va ai rigori 1-1 tra Cadice e Lecce. Alex Fernandez contro Falcone, incrocia ma sbaglia Fernandez, parte male il Cadice, pugno stretto ed esultanza per Vladimiro Falcone. Fischia il Nuevo Mirandilla. Strefezza, destro parato da David Kill, due rigori calciati, due rigori sbagliati, il primo fuori, il secondo tra il petto e i guantoni di David Kill. Respiro, sinistro, Falcone vola ma non para, incrocia forte e fa gol, e il tiburone Negredo indovina ma non basta, in questo caso Vladimiro Falcone. Danza Hill, quanti passi per Sise che col sinistro però incroce, segna anche lui e poi sfida con lo sguardo David Hill che è andato sì ma dall'altra parte. Contro Falcone, Bastida incrocia e segna anche lui con Vladimiro Falcone che per la seconda volta va dal lato giusto. Joan González, David Kill para, incrocia anche lo spagnolo che sbaglia però dagli 11 metri. Guarda negli occhi Vladimiro Falcone, il portiere leccese accetta il duello. Pires col sinistro, gol del Cadice con Falcone che vola dall'altra parte, calcia bene anche Lucas Pires. Malé contro David Hill, sinistro forte, la blocca però David Hill che poi lancia via il pallone perché il Cadice mette le mani sul trofeo. Ramon De Carranza, continua la maledizione per le italiane, anche oggi non c'è successo per chi arriva dalla penisola tricolore. Vince il Cadice ai rigori, protagonista un super David Hill che prende il posto di Ledesma tra i pali.
e para praticamente tutto ciò che arriva da quelle parti. Da Gonzalez a Malé non sbagliano, invece i compagni dello stesso David Gil con Negredo che calcia forte lo imita, il compagno Lucas Pires. La festa in Spagna al Nuevo Mirandilla, al presidente posa per la foto. Coppa che si porta a casa a Lecce dopo questa esperienza in terra spagnola. Medaglia d'argento per i salentini, il sorriso di Saverio Secchi Damiani e di capitan Gabriel Strefezza, con i compagni che sono rimasti chiaramente fuori per velocizzare il tutto, e adesso chiede aiuti Saverio Secchi Damiani con Gabriel Strefezza che è lì